Ho telefonato al professor Michele De Gregorio, presidente dell'Istituto Gramsci di Frosinone, affinché illustri brevemente il programma che partirà il 15 ottobre. Ecco qua, allora, professore, parla pure. Sì, buongiorno, grazie. Noi abbiamo fatto come Istituto Gramsci negli anni scorsi un grosso excursus sulla cultura, sulla filosofia del secolo scorso, del XX secolo, sulla filosofia della scienza e poi sulla teologia. Tutto questo non perché ci interessassero quegli argomenti specificamente, perché noi siamo un'associazione culturale che studia scienza politica, ma perché abbiamo voluto inquadrare l'analisi della politica proprio nelle trasformazioni culturali che ci sono state profondissime e che ci sono state nel secolo scorso. Ecco, adesso affrontiamo un tema di stringente attualità, cioè la realtà politica di oggi, come si presentano destra e sinistra nelle loro poi variegate articolazioni Sì. interne. E penso che possiamo capirlo meglio dopo i discorsi che abbiamo fatto anche in qualche anno precedente. Quindi noi vogliamo entrare proprio nel merito e cercare di capire quali sono le varie anime dell'una e dell'altra parte e ecco che cosa sta bollendo in pentola, nella pentola della politica, insomma. Certo, per cui Michele, tanto sono quattro iniziative, quindi diciamo che si parte giovedì 15 ottobre con te che esprimi la tua opinione appunto su questo destra e sinistra. Poi leggo qui che il 30 ottobre ci sarà un libro di Biagio De Giovanni e con Giuseppe Vacca che Luca riferirà. E poi, vabbè, Jacques il Marie. libro è proprio sul perché la destra ha vinto, insomma, a destra tutta, questo. Beh, diciamo che il titolo è ancora più incisivo perché se leggo qui a destra tua, dove si è persa la Dove sinistra? si è persa la sinistra, esatto, sì, è molto, molto critico, però è fatto, è un libro veramente d'oro, vale, è un libro scritto nelle forme come scrive un giornalista e con i contenuti dello scienziato. Certo, e poi invece il 25 novembre ci sarà Destra e Sinistra del pensiero di Jacques Maritain. Qui è il professor Azzaro di Cassino, e quindi di tendenze un po' diverse, insomma. Ecco. Ah, ecco, e invece si conclude questa prima serie il venerdì 18 dicembre con una relazione del professor Fausto Bellecchia dal titolo Una parola tabù, cosa significa oggi comunismo? Oh, ma tu puoi già anche dare un minimo di anticipazione su quello che accadrà dopo le vacanze di Natale? Sì, un minimo di anticipazione in questo senso, che continuerà sempre il tema anche fino alla primavera, diciamo, il tema destra e sinistra, e continueremo ad avere relatori di vario orientamento, però questo lo dobbiamo ancora organizzare, si è fatto con la biblioteca il programma fino a fine dicembre, ci siamo fermati per adesso qua, ma continueremo sullo stesso tema. Sì, senti, poi Michele, se ti va, a questo punto mi rivolgo proprio al politologo, se brevemente no, tu che cosa te ne sta sembra, che cosa ti sembra, come si sta svolgendo la campagna del PD per le primarie? So che non fai più parte del PD, però ecco, anzi dall'esterno, se ti sei fatto un'opinione, insomma, ecco, se la vuoi esporre, se ti va, insomma, ecco. Sinteticamente, certo che mi va. Intanto, pur essendo uscito dal PD e appartengo al Partito Socialista adesso, perché i motivi sono stati proprio un distacco un po' dal modo come si faceva politica, però mi rendo conto che il Partito Democratico è ancora il perno più importante, fondamentale della sinistra. Io credo che il Partito Democratico nel suo complesso, in tutti e tre i personaggi dei quali di più vicino sento Bersani, insomma, per la mia formazione, comunque tutti e tre non hanno fatto un'analisi approfondita, il partito, insomma, non è riuscito a fare un'analisi approfondita dei problemi che si trova di fronte e che sono, detto proprio in due parole, Sì. il fatto che si è strutturata durante la cosiddetta Prima Repubblica una repubblica delle corporazioni, che non sono solamente a destra, certamente a destra sono le più forti, ma anche a sinistra, anche tra i lavoratori dipendenti, per non parlare di ceti medi, di professionisti,
ma tra gli stessi lavoratori di fabbrica, diciamo, no? Di cui ci sono quelli che si sentono solidamente impiantati nel lavoro, ed è una metà, e l'altra metà oggi è precaria. E certamente le riforme di cui l'Italia avrebbe bisogno Sì. sono quelle di intaccare questa sclerosi corporativa, diciamo, che c'è stata che c'è oggi nella società, nell'economia e nella società italiana. Ma intaccare le corporazioni significa anche perdere voti, Quindi, ma questo è tu hai chiaro. la percezione, scusa se ho capito bene, hai la sensazione che nel programma di nessuno dei candidati si affronti in maniera decisa questo problema delle corporazioni, ho capito bene? Penso che non ci sia in nessuno dei tre candidati del PD, e purtroppo anche in altri partiti, anche la destra, insomma, che si diceva una volta liberale Berlusconi, ma chiaramente per chi non l'avesse capito basta la vicenda dell'Alitalia per capire quanto poi il liberalismo è lontano. Quindi il dramma del nostro paese è essere lontano dagli equilibri degli altri paesi europei, che in generale hanno una forza liberale a destra e una forza socialdemocratica, o comunque una forza del welfare, a sinistra. E queste sono due tendenze che incarnano due interessi generali Sì. di una classe sociale. Invece qui purtroppo le forze politiche si sono strutturate intorno alle corporazioni. Questo è il dramma, e quindi veramente non. E quindi va bene, Michele, avremo modo di parlarne più diffusamente dal 15 ottobre, comodi in biblioteca a Corso della Repubblica. E ti ringrazio allora, ok? Ciao Michele, ciao, grazie. Ciao, ciao.